Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video Creazioni Fimo Update. Sì, che bello! Più sorpresa, sorpresona per me da parte di Ada. Cuore cucito, aspetta, ti faccio vedere la sua pagina Instagram. Eccola qua. Lei si chiama Cuore Cucito. Questa è la sua pagina Instagram, praticamente trasforma ogni cosa in un peluche, non so come faccia, e mi ha fatto questa bellissima sorpresa che apriremo insieme. Grazie Ada, grazie mille, mille, mille. Allora, andiamo prima con le mie creazioncine, faccio di due video uno. Allora, domani saremo al mercatino di Arona, lungo lago, l'ultimo della stagione estiva. E poi domenica avevamo detto che Lecco la scorsa settimana sarebbe stato l'ultimo, invece no, ci si è presentata questa occasione di poter partecipare nuovamente al mercatino di Lecco, per cui andremo sabato, ovvero domani, ad Arona Lungolago, però non staremo fino a tardi, e poi a Lecco il giorno dopo, domenica 4 settembre, ultimo, veramente ultimo mercatino a Lecco. Allora, questa settimana ho fatto queste fattine, ho fatto anche delle altre creazioni, però sono, diciamo, ripetitive perché ho rifatto Hermione, ho rifatto un po' di classici Disney, per cui non ve le faccio vedere perché le avete viste, straviste e riviste. Io però i classici non possono mancare, devo comunque dare tempo anche ai soliti classici. Ah, ho fatto anche un'altra cosa sta settimana, aspetta! Te la faccio vedere subito, arrivo, arrivo, mi sono dimenticata. Allora, oltre a queste 5 fattine, sono bellissime, guarda cosa ho fatto. Oddio, allora non si vede benissimo, questa è una richiesta, io faccio i barattoli solo sotto richiesta, sotto commissione, perché ovviamente è un lavoro lungo e per cui i barattoli sono solo sotto commissione, sotto richiesta li faccio. Questa ragazza mi ha mandato una foto dei barattoli vecchi che avevo fatto, mi ha detto più o meno così, e io gli ho messo tutti i dolcetti che le piacciono di più. Eccolo qua, secondo me è Fabulous. Poi qui davanti con la nostra scritta biscotti, adoro. Dai ragazzi, sono bellissime queste. Ancora devo fare quello per me. Vedi tu come sto messa? Vabbè, prima o poi ce la farò a farmene uno anche per me. Perché ce l'ho già il barattolo per me messo via. Da mo' c'è dentro anche la roba, c'è dentro cioccolatine, roba varia, ma il coperchio ancora non l'ho fatto. Vabbè, prima o poi ce la farò. Apriamo, appunto, è un barattolo. E questo è il. Ne vado molto fiera, sono molto orgogliosa dei miei barattoli perché sono veramente golosissimi. Cioè, ascolta, perché non lo vorresti assaggiare su biscotti? Io lo vorrei assaggiare su biscotto. Ah, perdonami. Sto macaron al cioccolato, macaron rosso qua, io lo vorrei assaggiare. Ah, ascolta. Niente, comunque questo qui è quello che ho fatto, per cui ho avuto meno tempo, diciamo, per le creazioni di mia fantasia che io adoro tantissimo appunto fare. E niente, questo è il barattolone, è bellissimo. Tra l'altro devo spedirlo, ecco, il prima possibile. Poi torniamo a noi. Un po' un video un po' così questo, un po' tutto di più. Allora, creazioncine della settimana, oltre appunto al barattolo e ai classici, sono partita da le ali che avevo fatto, che abbiamo scoperto, noi lo scopriamo, le creazioni in resina, che sono queste qua, che erano total white annebbiate, diciamo che erano, non era un total white intenso, diciamo, ma era annacquato, diciamo così. Ci ho schiaffato sopra, come potete notare, aspetta che prendiamo il nostro solito, ci ho schiaffato sopra questi diamantini che potrebbero sembrare delle foglie e dei fiori di ciliegio in glitter che avevo presi dalle bimbi. E bella,
Non gli posso dire niente, assolutamente, mi piace tanto. Tanto, 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 tanto. Bella, 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 bella. Poi, sulla stessa scia sono, ho fatto lei, ovvero le ali sono dello Scopriamo le creazioni in resina e ce le ho agghindate un po' di glitter e ci ho messo su questa bellissima bimba. Che sarebbe una fatina dei ghiacci, una fatina del freddo che noi aspettiamo tanto. Oddio, con quello che si sente, non tanto, però meno male che non fa più caldo come prima, però ancora caldo fa. E niente, l'ho agghindata con questo bellissimo glitter molto molto sbrilluccicoso. Eccolo. Poi, sempre andando avanti, ho pescato queste tre ali. Ho pescato nel senso che le ho pescate dal cestone, dalla scatolotto di ali di resina degli Scopriamo del passato. Ho scovato queste tre ali, scusate il casino. Ho scovato queste tre ali, ho detto: senti Tamara, ma perché non vuoi usare queste ali che hai abbandonato lì nello scatolotto? E infatti così ho fatto. Le ho agghindate un po'. Oddio, questa è la prima. Aveva questo... Era insulsa proprio, questa era proprio delle ali insulse. Questa erano delle, proprio delle ali che non sapevano né di me né di te, e ora invece sanno, ovvero sbrilluccicano tantissimo. E ci ho messo su questa bimba bellissima, secondo me ci sta molto bene. Guarda come sbrilluccicano le ali, stupende. Idem con patate con lei, qua si vede anche un po' di sfondo che è rimasto. Forse dovevo coprirla del tutto, però alla fine è comunque carina. Ah, che carina! Oddio, è bellissima! Poi, per ultima, ho fatto lei con queste ali mezze dorate con le stelline che a loro volta sbrilluccicano anche loro. Io le adoro. Neanche te lo sto a dire. Le mie fatine preferite, beh, direi tutte perché mi piacciono tutte, forse le mie preferite preferite sono loro due. Però anche questa. Vabbè, ragazzi, mi piacciono tutte, dai. No, ma anche questa mi piace tantissimo. Oddio, le adoro. Belle, 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 belle. Va bene. Ok, veniamo a noi. Queste sono le creazioncine che ho fatto questa settimana. Ora veniamo al regalone di Ada. Grazie Ada, sei stata veramente carinissima. Ora lo apriamo insieme. Fin troppo carina, veramente. Da cuore cucito, io non so come faccia a fare di tutto un peluche veramente stratosferica. Eccolo qua, guarda come l'ha impacchettato bene con questa bellissima busta. Qui c'è anche un pensiero per me. Oddio, ma guarda che carina. Adesso non so se posso leggerlo insieme a voi. Aspetta, lo leggo e torno. Ah, rieccomi, no, veramente carinissima. Allora, ciao Tamara. Innanzitutto ti faccio i miei complimenti per i tuoi lavori. Apprezzo tanto la tua creatività, che carina, grazie. Poi volevo dirti che adoro i vostri video. Tu e Marco siete davvero simpatici, genuini. Adoro tanto i video in cui dialoghi con te stessa, sì, Tamarinda, ovunque. Mi diverto un sacco. Io ho sempre creato, mi piace questo mondo. Da qualche anno creo peluche. Ho iniziato per i miei quattro figli alla faccia. Complimenti, Ada. E adesso le faccio per regalare sorrisi. Credo che la nostra sia una missione importante. Ti ringrazio per il modo in cui lo fai. Ma grazie, spero ti piacciono. Vi abbraccio, ragazzi, siete fortissimi. Grazie Ada, grazie, grazie, grazie mille. Sei stata veramente carinissima, anzi, non dovevi, però grazie, grazie mille anche per le tue bellissime parole. Allora, andiamo a vedere cosa mi ha regalato Ada. Oddio! Ha vinto!
ragazzi, già si intravede. No, vabbè, non ho parole, già senti. Tamara, apri o non apri? Allora, prima di tutto stai tranquilla. Aspetta, mamma, ma guarda che bello! Anche il suo adesivo! Wow! Oddio! Mamma mia, ragazzi, io non ho parole, ma guarda i cuori che mi ha messo dentro! Oddio, è morbidissima! No, vabbè. Il suo stemma. Oddio, ho paura dell'emozione mia. Oh mio Dio, ma è bellissima! Ma come fai? Io sono senza fiato, ragazzi. Cioè, me la stai vedendo? Io sono senza parole. Io sono senza parole. Tamara, sono 2 volte già che lo stai a dire. Io. Cioè. È bellissima. Cioè, ma è morbida. È morbidissima. Ma gli occhioni, guarda che begli occhioni. I glitter, sbrilluccica, guarda il fiore che gli metto io. Praticamente lei ha preso una sirena di quelli che faccio io e l'ha riprodotta. Ha fatto anche un sondaggio su Instagram di scegliere quale doveva riprodurre e ma guarda anche qui, cioè, praticamente ha fatto il fiocco. Con il fiocco che uso sempre io, quello con la conchiglia che io adoro di più. No, vabbè, non ho parole. È stupenda, ragazzi. È bellissima. Ma poi è di un morbido, ma come fai? Ma guarda anche i riccioli. Ma guarda. È bravissima. Ma anche il retro, guarda! Guarda come è segnato sto ricciolo! Vabbè, io non ho parole. Ada, fantasmagorica. Fantasmagorica, stupenda, bellissima. Io senza parole. Bellissima. Cioè, sei stata favolosa, veramente. Brava, brava, brava e ancora brava. Wow, niente ragazzi, io vi assolutamente vi rimando al suo, questo è il suo bigliettino da visita per qualsiasi richiesta, credo che a questo punto lei possa fare veramente ogni cosa. Mi ha messo appunto il suo bigliettino da visita, cuore cucito la trovate su Instagram, il suo telefono WhatsApp credo per poterla contattare, su Facebook le idee di cuore cucito. Io vi invito assolutamente ad andare sulla sua pagina perché, ascolta, cioè parla da sé, voglio dire, non è che te lo devo dire io, guarda. E comunque ti faccio rivedere la sua pagina Instagram, Cuore Cucito, dove all'interno troverete tutti i lavori che lei ha fatto. Bravissima, bravissima Ada. Questo è un regalone super wow. Io ci sono rimasta, è bellissima. Stupenda davvero. Spero che il video vi sia piaciuto. E le mie creazioni, le creazioni di Ada, io vi saluto e alla prossima. Ciao! Grazie Ada, grazie! No, ragazzi, ma io non ce la posso fare. Ma guardate Ada cosa mi ha messo dentro che non l'ho visto. Aspetta che lo apro perché sto riprendendo col telefonino. Io non ho parole, luna di Sailor Moon. Io adoro i gatti, evidentemente lei lo sa che io adoro i gatti. Oh, ma è stupendo! No, va bene, cioè Ada qua mi hai proprio sconvolto, ma quanto è bella! Oddio, è bellissima! Ma è morbida come non so che cosa! Ada, questo è un regalone troppo, 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 grazie. Io
Non ho parole. Stupenda. Grazie, Ada. Grazie, grazie, grazie. Guarda quanto è bella. No, beh, non ho parole. Grazie, Ada. Grazie, veramente, grazie.